Ciao Mellon, eccoci ritornati sull'approfondimento sulla traduzione di fatica, perché è sempre meglio saperne un po' di più. E qui con noi c'è di nuovo Costanza Bonelli e la mia amica Nenia. Ciao ragazze! Ciao, Ciao! grazie per avermi di nuovo Allora, qui. Nenia, figurati, grazie a te per la tua saggezza nell'ambito. Ne fa quel che può. Allora, Nenia, da dove vuoi partire? Allora, prima di passare un attimino alla cosa dei nomi, che secondo me almeno un accenno vuole, a proposito anche di quello che è stato detto in precedenza, avrei comunque un paio di commenti sulla questione dei registri. Allora, sin dall'inizio si è fatta tanta pubblicità a questa traduzione proprio su questa questione dei registri. Devo dire la verità, la prima cosa che io ho pensato, soprattutto quando ho cominciato a fare il confronto anche con la vecchia versione, ma in realtà era una cosa che ricordavo già dalla lettura, dico, ma perché queste persone dicono che la vecchia versione aveva annullato i cambi di registro? Non è vero! Possono essere stati appiattiti in alcune situazioni, ci sono effettivamente magari dei momenti in cui queste differenze tra il modo di parlare dei personaggi si avvertono meno, ma da come parlavano, no, queste persone che diciamo hanno fatto pubblicità, io non so come altro chiamarla, sinceramente perdonatemi, la pubblicità che hanno fatto alla nuova traduzione, battevano molto su questo chiodo e ancora lo fanno, ah, ma nella vecchia traduzione non c'era il cambio di registro, è stata la nuova traduzione a farcelo scoprire. Ma non è vero! Io me lo ricordo comunque che c'erano delle differenze nel parlato, per esempio, tra personaggi come Sam e suo padre, con personaggi invece, diciamo, di statura più elevata in ogni senso, come Gandalf o gli elfi. C'era la differenza. Non è che questa differenza non ci fosse, fosse completamente annullata e la nuova traduzione ci fa uscire dall'oscurità, tra virgolette, e ce la fa scoprire. Non è vero. Poi che nella nuova traduzione ci siano cambi più marcati. In generale sì, mi è parso che i cambi fossero più marcati, ma è anche vero che non sempre ho visto dei cambi appropriati, come dicevi giustamente anche tu, il modo di parlare di Gandalf, che certe volte... È agghiacciante, Gandalf. Non lo riesco a leggere, Gandalf, sono sincera, proprio mi dà proprio fastidio. Mentre un Sam è delizioso, Sam è delizioso. Gandalf, no, non mi può dire Baylan e sciroppare Gandalf, ma in generale anche un modo di costruire le frasi, anche più avanti ci sono delle altre istanze dove, come cavolo sta a parlare? Ma non può parlare come un vecchio burbero. Tolkien ti ha detto che non deve parlare come un vecchio burbero. Te l'ha detto lui. Cioè, infatti, questo Fatica, al contrario dell'Agliata, aveva un sacco di risorse in più da questo punto di vista, di indicazioni in più. E se non le aveva lui, le avevano quelli che l'hanno aiutato, perché lui comunque aveva un... hanno chiamato 50.000 volte comitato tecnico-scientifico, ripeto che a me questa definizione fa ridere. In generale, mi fa ridere quando la dice una e l'altra parte, perché l'ho sentita dire anche da quelli che avversano Fatica, e io sono lì a dirgli, non è scientifico, ragazzi. Sono proprio lì a dirlo, ma non è la prima volta che lo dico anche in pubblico. Però non mi capacito del perché queste nozioni, che tra l'altro sono nelle lettere, quindi sono proprio facilmente riscontrabili, non siano state evidenziate nel momento della correzione della traduzione. Anche perché non è possibile pensare che un traduttore si traduca 480.000 e fuffa parole, perché tante sono, e poi debba riguardarsi lui la sua stessa traduzione perché gli si incrociano gli occhi e ci credo che può scappare l'errore di battitura, la frase che non gira bene perché ha iniziato a tradurla in un modo, magari ti sei interrotto che eri stanco. Quello non gliene faccio assolutamente una colpa perché succede a tutti. Quando si scrive una cosa per tanto tempo, tra l'altro, dopo un po' gli errori non li vedi nemmeno più. Più perché il tuo cervello li autocorregge, c'è bisogno di un secondo paio d'occhi. Quando questo secondo paio d'occhi non funziona, si hanno questi risultati. Poi, ripeto, qualcosa può sempre sfuggire, è un testo lunghissimo, però questo è proprio evidente, è proprio un macro elemento da non farsi sfuggire. Non è la quisquilia dell'errore di battitura della maiuscola messa male, il punto che magari doveva esserci non c'è. Guarda, io per esempio ho notato cose strane anche con Elrond. Sin dall'inizio, ti ripeto, pubblicità su questa traduzione, i registri, gli elfi parlano aulico. Poi Elrond dice, nel capitolo L'anello va a sud, siamo a pagina 479, Guarda, grazie che ti sei segnata le pagine perché... sta per partire la compagnia, Boromir suona il corno, Elrond gli dice, vacci piano con quel corno, Boromir. Elrond. vacci piano! No, allora aspettate, qui su Boromir e il suo corno devo aprire una dannata parentesi. Vai. Mi dovete spiegare.
perché Boromir palpeggia il corno. Perché io ancora non me lo spiego. Questo è uno dei classici casi dove il traduttore dimostra di non avere il polso dell'italiano corrente nella frequenza di utilizzo e nei campi semantici. E l'utilizzo di questo palpeggiare che è assolutamente inadeguato in italiano. Certo che è una delle possibili traduzioni, ma devi proprio andare a cercare l'ultimo lemma nel dizionario, se non mi devi contare, perché quell'impressione è questa spesso e volentieri. E tra l'altro si ripete questa cosa. Mi ha raccontato chi ha letto il secondo libro, c'è Gollum che palpeggia Frodo. Lo metti in mano ad un 17enne del 2020 e non è che travisa, no? Che poi in originale dovrebbe essere to finger, il verbo, se non sbaglio. Allora, finger in inglese può avere un significato, un doppio senso sessuale, ma non era quello il senso in cui lo usava Tolkien, era ovvio. A proposito, parlavamo del cambio di regista interno alla narrazione l'ultima volta e, scusati, ho trovato questo esempio che fa proprio capire perché ti lascia stranito. Siamo a pagina 327, un coltello nel buio. E qui sta parlando dello svettamento. È tutto un paragrafo questo, quindi un paragrafo è un'unità narrativa specifica. Non dovrebbe cambiare il registro all'interno di un paragrafo perché è un'unità narrativa. Sulla vetta trovarono, come aveva detto Passolungo, un ampio anello di costruzioni in pietra ora sfaldate o coperte d'erba sempiterna. Ma al centro avevano ammucchiato un cumulo di pietre sgretolate. Sembravano annerite dal fuoco. Tutto intorno la cotica era bruciata fino alle radici e all'interno dell'anello l'erba era rialza e avvizzita, come se le fiamme avessero spazzato la cima della collina, ma non c'era traccia di esseri viventi. Perché abbiamo questo sempiterna e due righe sotto cotica? Quando sempiterna abbiamo un registro alto e un cotica mi abbassa, mi manda in un precipizio il registro? E non è un punto di dialogo, non sono due personaggi che stanno parlando, uno di registro basso e uno di registro alto, è un punto di narrato dove, specialmente all'interno del paragrafo, la narrazione rimane piuttosto regolare. Vediamo se ritrovo il pezzo, non so se lo trovo. Vai. On the top they found, as Strada has said, a wide ring of ancient stonework, now crumbling or covered with age-long grass. But in the center, a cairn of broken stones had been piled. They were blackened as if with fire. Above them, the turf was burned to the roots, and all within the ring, the grass was scorched and shriveled, as if flames had swept the hilltop. But there was no sign of any living thing. Abbiamo di nuovo un turf singolare. Tra l'altro, sempiterna, age long sempiterna. Non lo so se è proprio il suo, però diciamo che age long grass, magari era un'erba sempre verde, un'erba che era lì da tanto. Ora, chiaramente poi uno quando va a tradurre cerca il modo migliore, però age long grass mi lo traduci come se sempiterna, che è molto meno disponibile rispetto ad age long ad un lettore a parità di esperienza lettore italiano lettore inglese. E poi quel turf, che è di nuovo singolare, me lo metti come cotica perché hai usato sempre turf come cotica, è solo quello il motivo per cui l'hai fatto. Era veramente così indispensabile lasciare quello straniamento nel capitolo del prologo per poi riproporlo anche in mezzo ad una descrizione dove non c'entra niente? Non mi convince quella spiegazione che hanno dato sul fatto che traduceva cotica perché c'era il plurale. Mi sembra più una giustificazione data così perché si sono resi conto che non tornava. Sbaglio io, io non voglio accusare nessuno. Ma la mia impressione rimane che è una scelta che puoi fare, ma devi anche dirmi allora non voglio che chiunque sia in grado di leggere questo libro. Ed è legittimo? Sì, ma è furbo da parte di una casa editrice che dovrebbe vendere libri per guadagnarsi da vivere? Parliamone. Non entriamo nel marketing, che è un altro argomento che mi tocca studiare, perché ovviamente essendo una libera professionista io faccio tutto nella mia azienda, quindi cioè è l'unico motivo per cui ne so qualcosa. Io ho un altro paio di appunti. Allora, sempre più o meno gli stessi passaggi della cosa del corno di Boromir prima della partenza della compagnia, no? E? Quando c'è Sam col pony. Tu dicevi questo fatto che in genere il personaggio di Sam è reso bene, e sono d'accordo, però c'è questa cosa che per esempio mi ha lasciato strano. Vai, dilla, perché non è che in generale voglia dire che non ci siano dei glitch, eh? Vi dicevo, era questa scena insieme al pony, dice: Bill, ragazzo mio, non avresti dovuto metterti con noi. Potevi startene qui a manducare il meglio fieno fino a quando non spunta l'erba fresca. È vero, allora, è vero. Tanto il meglio fieno, ma quella scelta di manducare. Manducare è il meglio. Boom!
Cioè, capito? Clashano. Poteva dire smangiucchiare, mangiare, masticare. Ce n'era 50.000 che poteva dire. Ha scelto proprio un manducare che è veramente uno sforzo per il lettore. Come se in Piterna e Cotica non tornano, cioè fanno un momento di che sta succedendo. Ho controllato l'originale. In sì. effetti, in originale c'è una forma, diciamo, non standard, perché invece di esserci iten, c'è et, proprio eti come participio. No, mi dici capitolo? Il titolo è L'anello va a sud. The Ring of South, ok. Bill, my lad, you oughtn't to have to come with us. You could have stayed here and at the best hay. Sì, è etti effettivamente usa. Però manducare sul dizionario Garzanti, per esempio, lo porta come letterario. Sì, manducare è letterario. Allora, at and even etten were fairly common in the English Midlands around 1950s, but disapproved by teachers. Questo viene da un World Reference Forum. I forum di World Reference sono forum frequentati normalmente da linguisti, eh? E molte persone lo usano perché lo pronunciano comunque tipo 8 in ogni caso. Quindi Midlands anni 50, ricordiamoci che Il Signore degli Anelli esce tra il 54 e il 55, viene scritto tra la fine degli anni 30 e i primi anni 50. Sam parla un dialetto, alla fine parla in maniera molto campagnola, quindi ci sta che in inglese usi at, eight. La domanda è, in italiano manducare rimanda lo stesso tipo di significato? Non ha lo stesso campo semantico, perché anche se vuol dire mangiare, anzi vuol dire masticare, non ha la stessa corrispondenza nel registro d'utilizzo. Sarebbe stato meglio mangiucchiare. Ora, per curiosità, voglio vedere cosa usa l'Aliata, ma perché sono curiosa. Non perché magari, magari anche lei, anche la sua versione magari non mi piace, capito? Ripeto, è successo più di una volta in realtà. Ma può succedere, nessuno aveva mai detto, almeno io mi ricordo che comunque ho parlato, parlando anche con altri fan, non è che dicevano che la sua traduzione era perfetta. No. Cioè, uno l'avrà anche detto, ma molte persone ne conoscevano comunque anche i limiti. Ora, Bill, ragazzo mio, disse, hai fatto male a venire con noi, saresti potuto rimanere qui a masticare il miglior fieno del mondo fin quando spunta l'erba fresca. Avrei potuto dire, io avrei detto mangiucchiare, per esempio. Sì, ma manducare è un termine che c'è nell'inferno di Dante, sì. Non vorrei dire. Dante torna reiteratamente con fatica, più ancora che nelle Endiadi dell'Aliata. Nella lettura ti lascia perplesso. È una traduzione sbagliata come significato? No, ma stilisticamente è discutibile. Quello che poi non mi sta piacendo molto della discussione che c'è stata finora, dice, ma la fate lunga su questa traduzione. Io non riesco a trovare un riscontro dall'altro lato dove mi si spieghi in maniera che non risulti un'arrampicata sugli specchi, fondamentalmente, il perché di alcune scelte. Venitemi a dire, volevamo far leggere questo libro solamente a persone di un certo livello. È accettabile, non sono d'accordo, ma come risposta è più accettabile di siccome usa TERFs al plurale con V, allora usiamo Cotica. Come dire, hai preso una decisione. È legittimo che tu abbia preso quella decisione. Prenditi tutto il carico che porta quella decisione, non solo quello che parla a te. Perché se è nata tutta questa diatriba ed è un anno che si va avanti, io ragazze comincio pure a non poterne più, perché sto a dire sempre le solite cose e non riesco mai a trovare un riscontro su queste cose che dico. Ammetti che è una scelta che hai fatto apposta in un certo modo, non dirmi la mia traduzione alla legge un 17enne, perché è evidente che non è possibile. E poi non dirmi che l'originale un 17enne in inglese non lo legge, perché non è uguale, non è vero lo stesso. Ma io ricordo una, no, non vi so dire il numero specifico della lettera, però ricordo una lettera di Tolkien in cui lui dice che era stranito un po' dal fatto che molti bambini leggessero Il Signore degli Anelli. È vero che parliamo di tanti anni fa, ma se lo leggevano sti bambini vuol dire che gli piaceva, quindi chiaramente, come abbiamo detto, non coglievano tutti i significati. Sì, esatto, non, magari non coglievano tutto, però la sospensione di incredulità era garantita e non è garantita in questa versione nuova. Non è possibile mantenere una sospensione di incredulità a meno di non avere esattamente lo stesso dialetto del traduttore. Però non è che hai proprio focalizzato bene il tuo lettore ideale. Manca un lavoro, secondo me, da parte della casa editrice a posteriori sui criteri con cui andava fatta la traduzione. E a volte lasciare il traduttore troppo libero è pericoloso, me compresa. Se volete passiamo ai nomi. Innanzitutto una piccola confessione. Io, prima di rendermi conto che era Brandaino, per me era Brandaino. E mi veniva da accentare la parola piana invece che sdrucciola.
mettere un accento. Sì, tipo, oppure in questo caso si sono persi un'occasione d'oro, ma un'occasione d'oro perché, passettino indietro, poi vi spiego perché si sono persi l'occasione. I nomi in Tolkien sono cosiddetti nomi parlanti, non tutti, però una buona parte di questi nomi sono nomi che aiutano nella descrizione del personaggio e quindi sono nomi che vanno tradotti spesso e volentieri perché fanno parte della storia e quindi il lettore nella lingua di arrivo li deve comprendere. Tolkien all'inizio non è che voleva che fossero tradotti, però gli sembrava importante questa cosa. Quello che successe però fu che vide le prime traduzioni, mi pare in olandese, e non gli piacque per niente come questi nomi erano stati resi. Da lì nacque la sua idea e stilò un documento che noi conosciamo come nomenclatura, è la guida ai nomi della Terra di Mezzo. Nella guida ai nomi della Terra di Mezzo Tolkien cosa fa? Dà delle indicazioni su quali nomi non vanno toccati, su quali nomi vanno trasformati per assonanza, quindi non tradotti ma localizzati, si direbbe oggi, magari come scrittura. Un esempio è Tuk, che si scrive T-O-O-K in originale, e lui ha detto va solo reso per assonanza, quindi Tuk, T-U-C o T-U-K per esempio. La aliata rese T-U-C, Fatica me l'ha riportato al T-O-O-K, che rimane Tuk solamente per chi o conosce l'inglese o conosce il Signore degli Anelli di partenza, perché altrimenti in italiano la doppia O è O, è TOC, non è TU. Questa è una cosa che torna dopo e dopo vi spiego perché la nome non particolare. E poi dà la lista dei nomi che vanno tradotti e come vanno tradotti. Di Brandybuck lui dice che questo Brandy iniziale in realtà è una bastardizzazione hobbit del nome del fiume nelfico, e quel Buck era il maschio della capra. Buck può anche essere il maschio del daino. Aliata, quando lo tradusse per l'astrolabio, aveva usato Brandybucco, poi Quirino Principe l'aveva riportato in Brandybuck. Ma un modo in italiano per dire il maschio della capra, ed è famoso in un detto, è Becco, famoso nel detto Becco e bastonato, che vuol dire cornuto e bastonato. Però esiste ed è noto e non è una cosa così lontana. Quindi da Brandybuck potevano avere un facilissimo, liscissimo, che manteneva suono, manteneva significato, manteneva tutto, Brandybecco. Si sono persi un'occasione d'oro. Nella nomenclatura un'altra cosa che c'è scritta è che il cognome Baggins andava tradotto. In tutte le altre lingue Baggins è tradotto. In italiano no. Questa fu una decisione non presa dall'aliata, che aveva tradotto come Sacconi nell'edizione dell'Astrolabio, ma una decisione presa quando la proprietà del libro passò da Astrolabio a Rusconi nella curatella di Quirino Principe, che ha portato delle modifiche abbastanza pesanti, che molte non sono state fatte in accordo con quello che voleva Tolkien. Quirino Principe dice che per lui andava mantenuto un'area di mistero, un'area di distanziamento tra i protagonisti e i lettori italiani, mentre invece era l'esatto opposto di quello che voleva Tolkien, che voleva che i nomi fossero localizzati, adattati, tradotti, per poter permettere al lettore di qualunque lingua di immedesimarsi meglio nel personaggio. Ora, noi sappiamo che il nome non è che ti blocca dall'immedesimarti. Sì, quindi, in effetti non è che poi il nome ti crea il gran problema, però, no, però se l'autore ti dà delle istruzioni sei pregato di rispettarle. L'autore ti ha esplicitamente dato le istruzioni. Queste istruzioni sono state prese più o meno in considerazione da Fatica e dal suo team. Quindi su alcune, per esempio, Baggins è stato lasciato Baggins, Tuk non si sa perché è tornato in inglese, Pippin è tornato Pippin invece di Pipino, perché secondo lui Pipino era volgare, palpeggiare no? Cosa? Secondo quello che dice palpeggiare... Esatto, Pipino era volgare. Mai sentito parlare di Pipino il breve in vita vostra? Eh? È chiaro che a scuola le battute si Pipino il breve e Pipino il lungo si sprecano, però è peggio palpeggiare a livello di frequenza di utilizzo di campo semantico. Merry è rimasto Merry. All'inizio l'aliata l'aveva reso felice, però effettivamente siccome è un diminutivo di Merry ad hoc, lì aveva ragione Principe, per esempio. Però è diventato Brandaino invece di Brandybuck o di Brandybecco. E poi arriviamo alle cose più succose. Dai, dici, adesso voglio sapere da voi, secondo voi, quali sono le cose più succose della nomenclatura che hanno fatto stranire tutti. Forestale. Forestale è uno degli esempi che io porto spesso per far capire cosa significa non considerare la frequenza d'utilizzo e il campo semantico di una parola nella lingua di arrivo, specialmente quando si traduce in un'epoca distante da quella originaria. Nel 2020, ma sarebbe stato lo stesso negli anni 90, forestale ha sì un significato legato alla foresta, ma è
principalmente in Italia, riporta a quello che era il corpo dei forestali, adesso sono i carabinieri forestali, e quindi automaticamente ti fa pensare a gente in divisa. E a Pandini o a Jeep. Se ci mettiamo anche Passo Lungo, che a me ricorda le station wagon, comunque è un termine... io traduco anche cose meccaniche, quindi mi sono trovata a tradurre roba per auto, e passo lungo è un termine automobilistico, si intende il passo lungo una macchina che ha una grossa distanza tra i due assi delle due coppie di ruote, perché una macchina a passo lungo ci mette di più a sterzare di una macchina a passo corto, quindi passo lungo il forestale ed è subito gippone. La spiegazione data da Fatica durante il Tolkien Lab, mi pare, di Modena, fu che, questo lo dico a memoria, ma l'ho sentito dire nella registrazione, che secondo lui, siccome l'originale è Ranger, alle persone anglosassoni viene in mente come prima cosa il Ranger tipo di quello di Bubu e Yogi e Walker Texas Ranger. La prima domanda è: in quale decennio vivi? Perché Walker Texas Ranger lo guardava mio suocero, ma io già, insomma, i ragazzi di oggi non sanno a momenti manco cos'è. E idem Yogi e Bubu, lo guardavo io quando ero bambina, ma non sono anni che non rivedo i cartoni animati di Yogi e Bubu. Seconda cosa, tralascia tutto quello che è la storia del fantasy dagli anni 50, dall'uscita del Signore degli Anelli ad oggi, e l'evoluzione del termine Ranger nell'ambito del fantasy. E qualcuno mi dirà: ah, ma Tolkien non è fantasy. Per voi non sarà fantasy. Tolkien ha dato inizio a quello che è stata la concezione moderna del fantasy, al fantasy non tanto nemmeno più come genere, ma come ambientazione, la possibilità di creare da zero un mondo, una lingua, più di una lingua, razze, animali, personaggi, divinità. Lui ha dato il via in una maniera che prima non esisteva. Prima erano sempre citazioni, leggende, adattamenti. Le fanfiction sono iniziate molto prima degli anni 50 con Star Trek, ragazzi. Virgilio scriveva fanfiction su commissione, perché l'Eneide è un what if dell'Iliade. Ora dai, su. Quindi Tolkien dà la possibilità, è il primo che dà il là agli autori successivi a lui di dire: oh mio Dio, lo posso fare anche io. Nessuno lo farà mai nella stessa maniera in cui l'ha fatta lui. Sono d'accordo. Ma senza di lui non avremmo la Troisi, non avremmo Paolini, non avremmo tanti scrittori di fantasy, non avremmo, nessuno si sarebbe potuto non si sarebbero potuti inventare Avatar. Neanche Harry Potter o il Trono di Spade, chissà. Il Trono di Spade, sì, anche il Trono di Spade, Harry Potter, non sarebbe esistita una cosa. E già il Trono di Spade e Harry Potter sono un pochino più agganciati nel reale, eh. Però tutti gli scrittori che sono venuti dopo di lui nel fantasy gli devono qualcosa. Cosa è anche influenzato dal fantasy? Negli anni 60 scompare in America un signore che si chiama Gygax, che con un suo amico crea quello che adesso è nota come la scatola rossa, ovvero Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons permette alle persone di giocare, di immedesimarsi, di interpretare questi personaggi e di interpretare diverse classi, che sono questi, come se fosse un lavoro che tu ti scegli di fare. C'è il mago, c'è lo stregone, c'è il combattente, c'è il ranger, che ha caratteristiche assolutamente simili al nostro Gran Passo. È un po' un incrocio tra Gran Passo e Legolas, se vogliamo. Quindi, di cosa stiamo parlando? Nel 2020, un ragazzo che va a leggere Il Signore degli Anelli e sa che lo trova nel catalogo fantasy, quando vede Ranger non pensa a Bubu, non pensa a Yogi e Bubu, non pensa a Walker Texas Ranger, pensa al limite a un guardiaboschi, se proprio vogliamo un termine italiano, che già mi allontana da forestale, dalla modernità intrinseca nel forestale ora come ora. Quando guardiaboschi, al limite ti fa pensare al guardiaboschi di Biancaneve. Potevano al limite, in una operazione legittima, mantenere Ranger, perché Ranger è entrato nell'utilizzo italiano, ma il significato di questo Ranger, che viene da to range, cioè da spaziare, fu reso dall'aliata con Ramingo, poteva essere reso con Errante, per esempio, che tra l'altro avrebbe fatto un leggero richiamo in più in italiano e basta, lo ammetto, ma sarebbe stato interessante, a Cavaliere, perché in italiano Cavaliere e Errante spesso vanno insieme. Quindi questa scelta di forestale è veramente zoppicante. Su Passo Lungo devo dire che una cosa che ha detto lunedì, quando ha fatto il
convegno di a Trento è stato che effettivamente dopo aver fatto la traduzione gli era venuto in mente che to stride è anche una falcata e che magari falcante sarebbe stato più bello, e lì gli devo dare ragione, falcante era bello. Falcante a me è piaciuto come idea. Vi dirò, lungo passo già sarebbe stato meglio di passo lungo. Un'altra cosa che non è proprio nella nomenclatura, ma è una cosa che lui fa costantemente in tutta la traduzione, che mi ha dato un po' fastidio. Mi ha dato fastidio perché proprio per la frequenza d'utilizzo. Nella Signore degli Anelli ci sono una cinquantina di presenze della parola pony. A parte una istanza nella Compagnia dell'Anello, dove viene utilizzato pony, perché poco prima si usava la parola cavalli, nella versione di fatica pony lo troviamo costantemente come cavallino o cavallini. Ci sono due problematiche. La prima è che, anzi tre, pony esiste in italiano, si usa. È assolutamente una parola presente e utilizzabile. Pony e cavallino sono due cose diverse a livello di equitazione, ma non è una cosa tecnica, è una cosa abbastanza ovvia. Un pony ha delle dimensioni, delle proporzioni specifiche, un cavallino è un cavallo piccolo, un cavallo di piccole dimensioni, ma non vuol dire che abbia le proporzioni del pony. La terza cosa è che cavallino è un diminutivo in italiano, non è una parola non modificata, è una parola modificata. Le parole modificate in italiano hanno una frequenza di utilizzo molto più bassa rispetto alle parole normali. Cavallo lo troverai molto più spesso di cavallino, quindi una presenza costante, ripetuta e reiterata di una parola modificata, alterata, in questo caso in un diminutivo, porta questa parola a venire veramente tanto in superficie, contribuisce allo straniamento del lettore. Poi al nome anche della locanda, no? Della locanda. Il cavallino alberato. Allora, io lo capisco il ragionamento fatto, la prancing pony ha un'allitterazione. In italiano le allitterazioni non le usiamo tanto quanto gli inglesi, anzi di solito in italiano andrebbero un po' evitate, invece gli inglesi le amano. La aliata l'aveva tradotta come puledro impennato, e mi sta bene dire che pony non è puledro, legittimo, lei aveva fatto un'assonanza, puledro impennato, e in araldica il cavallino che noi diciamo rampante, in realtà non si dice rampante, rampante si usa, se non mi sbaglio, per i rapaci, per i cavalli si usa inalberato, mi va bene, ma to prance non è una parola necessariamente solo di araldica in inglese, mentre inalberato in italiano nell'utilizzo araldico è specifico, perché sennò una persona che si inalbera è una persona che si incavola, che certo è legato perché un cavallo che sta impennato non è proprio felice, ok? Però è un po' troppo tecnico, è un po' troppo specifico come utilizzo inalberato, ricordandoci che morso cartaceo, lui l'ha chiamato farfaraccio, è un oste di una locanda, quindi gli avrà dato un nome come sarebbero abituati a vedere il cavallo impennato e non è magari inalberato. Quindi lì, secondo me, sì, puoi farla questa ricerca, ma la domanda è, in esperienza del lettore in lingua originale, questo strato di significato c'è? O è meglio, è uno strato primario di significato? No. E allora perché lo aggiungi? Detto questo, uno poteva scrivere pony impennato, che avrebbe mantenuto l'allitterazione, o meglio, l'assonanza, e sarebbe stato più preciso, perché prancing pony, pony impennato, almeno avremmo mantenuto il pony, però i pony evidentemente non gli piacciono e quindi non li ha utilizzati. Tu farfaraccio, io ho capito perché butterbur è farfaraccio, la traduzione di butterbur è farfaraccio, ma nella nomenclatura dice, per quel che ne so, non è trovato come un nome in Inghilterra, anche se butter è così usato come combinazioni come Butterfield. Questi sono stati modificati nella storia per corrispondere ai nomi botanici generali di Brea, al nome della pianta butterbur, che in latino è Petasites vulgaris. Se il nome popolare per questa pianta contiene un equivalente di butter, che è burro in inglese, tanto meglio, so much the better, tanto meglio. Altrimenti, utilizzare un altro nome di pianta che contenga butter, come nel tedesco Butterblume, Butterbaum, o l'olandese, e adesso sto per uccidere l'olandese, Butterbleme, o fare riferimento ad una pianta grassa e spessa. Il Butterbur è una pianta carnosa con una testa di fiori molto pesante su un supporto, non mi viene la parola in italiano, scusate, spesso, e foglie molto larghe. Lui dice una pianta grassa nel senso di spessa, di carnosa e spessa. La aliata ha usato cactaceo, perché il cactus è grosso, spesso e ciccione. È vero che butterbur è farfaraccio, ma è completamente ignorato
la definizione della nomenclatura. Sei andato solo a tradurre il nome, hai visto che il nome andava tradotto e l'hai tradotto col nome della pianta. Però farfaraccio in italiano non ti dà un'idea di una pianta grassa, spessa, e quindi di un uomo grasso e un po' pingue. Tra l'altro, un'altra cosa, sono andata a chiedere a mia nonna se sapesse cosa fosse un farfaraccio, visto che lei di piante ne sa molto molto più di me, e non aveva idea di cosa fosse un farfaraccio. Probabilmente non è un termine utilizzato in Toscana, non è un nome, magari non è il nome comune della pianta, quindi ancora di più allontana il lettore da questa comprensione immediata che è in inglese di questo butterbur, che capisci subito che è un uomo picciure, pingue, è un oste che cucina bene e gli piace mangiare. Sì, ma tra l'altro per una persona che non conosce appunto il nome della pianta, neanche io conoscevo, quella desinenza finale accio sembra un dispregiativo. Sembra un dispregiativo, esatto, quindi sembra dare una connotazione negativa, inesatta per carità, ma dipende dalla competenza linguistica, dalla competenza botanica del tuo lettore. E tra l'altro, ripeto, il problema è che la descrizione e le istruzioni di Tolkien erano altri esempi. Samplicio. Su Sam ci ho scritto un... può dire pippone? Che ho intitolato a sproposito degli Hobbit, sì, infatti. Allora, riguardo i nomi propri degli Hobbit, non ci sono indicazioni nella nomenclatura. Sto leggendo da quello che ho scritto perché faccio prima. Se non occasionali, perché Tolkien dà istruzioni nell'appendice F del Signore degli Anelli, dove dice che i nomi femminili degli Hobbit sono di solito fiori o gemme, mentre quelli maschili non hanno significato. Sempre leggendo l'appendice F, Tolkien dà i nomi in lingua Hobbit di Sam e suo padre Ham, e dice di Banazir, nome di Sam, che vuol dire mezzo saggio semplice. Quindi deduco che quello che ha fatto fatica sia stato leggere l'appendice F, presumere di poter traslare Banazir su Samwise e tradurre quello. Ma Tolkien stesso dice che i nomi Hobbit sono privi di significato nella lingua di arrivo, quindi andavano lasciati intoccati o al limite adattati per ortografia. In italiano la W non è frequente, ecco perché in italiano è diventato Samwise. Una nota che invece mi interessa sottolineare qui sull'autore è questa. L'appendice F tratta di traduzione, ma non della traduzione del testo del Signore degli Anelli, quanto della traduzione in inglese delle varie lingue della Terra di Mezzo, inclusa la lingua degli Hobbit. Quindi quello che Tolkien ha fatto è stato almeno pensare ogni singola lingua, compreso l'Ovestron, oltre a quelle che ha poi creato tipo il Quenya, poi scrivere l'adattamento, traduzione dei nomi in inglese e poi spiegare cosa aveva fatto facendo riferimenti filologici all'inglese stesso. E questo è un lavoraccio che ha fatto, però rimane il fatto che lui, la prima indicazione che dice è che questo nome non è trasparente nella lingua originale, non è un nome che tu capisci cosa vuol dire. Samwise ti inganna perché ti fa pensare a wise, a saggio, poi ti trovi con un personaggio che è un sempliciotto, quindi il gioco di parole di Banazir lo rilevi dal carattere più l'inganno del nome, e poi però ti ringanna alla fine perché Sam è il personaggio più saggio di tutto il Signore degli Anelli, più anche di Gandalf se vogliamo. Sì, è quel tipo di saggezza semplice, però esatto, che... l'origine di Samwise aveva proprio un aggancio nell'inglese antico. Quindi cosa ha fatto? Hanno fatto un aggancio a una versione tipo del latino, richiamando il latino. Qual è il problema? L'inglese antico e l'inglese medio, e fidatevi da una che ha fatto la tesi in filologia germanica e ha fatto una traduzione del Sir Gawain and the Green Knight dall'inglese medio, testo del XIV secolo, non sono deducibili facilmente in inglese moderno come il latino lo è per noi. In molti casi, non sempre il latino è facilmente comprensibile, ma nella maggior parte dei casi una vaga somiglianza è rimasta. Tra l'inglese antico, medio e l'inglese moderno, no, non c'è rimasta manco quella somiglianza. Quindi questa trasparenza di Samplicio è un errore, perché non crea il doppio gioco tra la semplicità di Sam e il wise nel nome, ma crea una riconferma di la semplicità di Sam e il suo nome, che poi però vanno a contrastare con la sua saggezza finale in una maniera un po' sgradevole. Quello che dice ma Samwise, la versione dell'Aliata, elimina questa cosa. Sì, perché alla fine questo è uno stato di significato che non è fondamentale che passi, è una scelta a non far passare questo stato di significato, ed è legittimo. È più errato, secondo me, creare una trasparenza di significato dove non esisteva. È chiaro che traducendo ci perderemo dei pezzi per la via, questo succede sempre. Non sempre rincorrere l'aderenza alla forma, alle morfologie, ti permette di rincorrere l'aderenza all'espressione
l'esperienza del lettore, che io continuo a dire per me è primaria. Probabilmente è questo il punto di vista da dove si parte completamente differentemente dall'approccio che è stato avuto con questa traduzione. Per me e per tanti la cosa primaria è l'esperienza del lettore, per loro era l'aderenza all'originale, però nel far questo tradiscono il lettore, che era la persona per cui aveva scritto Tolkien. Non tradisci l'autore in quel modo. Io a questo proposito vorrei dire una cosa. No, su una sorta, come posso spiegare, di doppio standard, nel senso, certe cose che sono state, insomma, si è cercato di seguire le indicazioni, comunque di interpretare le indicazioni dell'autore, praticamente il traduttore e comunque anche le persone che lo sostengono si giustificano dicendo ma ho seguito l'autore. Come per esempio può essere questo caso di Samplicio, dice ma quello usa Samwise, ho cercato di fare la stessa cosa. Ma in Farfaraccio non me lo segui. Perché lì da una parte sì e da una parte no? Questa è un'altra bella domanda. Per comodità, tu me lo puoi dire, a volte l'ho seguito, a volte no, è una scelta che ho fatto. Ma allora non andare a dire che questa è la versione più aderente all'autore dell'Edizione degli Anelli. Capisci qual è la questione? Cioè, quello che ha fatto arrabbiare un po', secondo me, sono stati grandi proclami iniziali che poi la gente si è sentita che non siano stati mantenuti. E io ripeto, non è una traduzione non legittima. Tutte le traduzioni sono legittime, tu lo potresti anche tradurre interamente in terzine incatenate, ma non vuol dire che sia la traduzione che dà al lettore la stessa esperienza. E in Italia a questo punto, specie con il ritiro della versione dell'Agliata, manca completamente una versione di questo testo che dia un'esperienza il più simile possibile, almeno la scelta di decidere quale delle due versioni ti dà un'esperienza più simile all'originale. Oltre a questo, tra l'altro, pure per esempio nel criticare alcune scelte della traduzione passata, per carità, la critica è legittima, però voglio dire, voi mi andate a criticare Puledri impennato perché impennato è sbagliato per il fatto dell'araldica, che manca il riferimento all'araldica. È una scelta traduttiva, si è preso in considerazione un aspetto piuttosto che un altro. Esatto. Perché Impennato è sbagliato che manchi il riferimento all'araldica, ma Farfaraccio non è sbagliato che manchi il riferimento al grasso? Hai detto che il riferimento all'araldica nell'originale fosse il riferimento principale, perché ricordiamoci che è un'osteria, non è un castello, è un'osteria, su via, dai. Tra l'altro, se non sbaglio, mentre questa cosa di Farfaraccio, insomma, di Battlebar, l'abbiamo vista, che c'è l'indicazione della nomenclatura, per il nome dell'osteria, se non sbaglio, non c'è questa indicazione. Sta cosa dell'araldica l'autore non la dice. Non c'è riferimento a Prancing Pony, assolutamente. Quindi quella andava tradotta tenendo conto della situazione in cui erano, di dove erano, di tipo di edificio era, eccetera, eccetera, di chi dava il nome. Voglio dire, ha voluto il traduttore fare questa scelta, ok, ma non mi venite a dire che Impennato era un errore. Scelta che può essere più o meno accettabile, ma non è un errore in sé per sé. È un errore. Se fosse stato un manifesto di araldica, sì, sarebbe stato un errore. E poi, per tornare un attimo al fatto del nome di Sam, che comunque nella vecchia traduzione appunto si perdeva il riferimento, questo è vero. Ti perde anche in questa, eh? Ti perdi il gioco di parole col saggio. Il gioco di parole col saggio non ce l'hai, c'hai solo il riferimento doppio alla semplicità. Diciamo che comunque rispetto alla vecchia versione è una cosa in più, diciamo, sì. Almeno c'è riferimento alla semplicità. Io penso anche una cosa, che per l'appunto se questo aspetto è stato poi spiegato anche dall'autore stesso nell'appendice, prima o poi il lettore ci arriva, nel senso, tu durante la narrazione, quando ti leggi la vecchia traduzione, non hai idea di questa cosa contenuta nel nome di Sam, perché appunto Sam Vise non significa nulla. Però nel momento in cui tu arrivi all'appendice, questa cosa nell'appendice ti viene spiegata, quindi esatto. Comunque la scopri la cosa che c'è dietro, tra virgolette. Non è che è completamente scomparsa, la ritrovi comunque nell'appendice. Certo, non è la stessa cosa che in originale, però la ritrovi quantomeno nell'appendice dove ti viene spiegata. Quindi non era effettivamente così necessario, secondo me. Aspetta, ti leggo anche dall'appendice F. Nomi brevi come Sam, Tom, Tim e Matt erano comunemente abbreviazioni di nomi effettivi degli Hobbit, come Tomba, Tolma, Matta e nomi simili. Ma Sam e suo padre Ham, in origine erano chiamati Ban e Ran, che erano abbreviazioni per Banasir e Ranugard, originariamente dei nomignoli, che volevano dire mezzo stupido, sempliciotto, e stai a casa, pantofolaio. Ma essendo parole che sono
che sono uscite dall'uso colloquiale sono rimasti come nomi tradizionali in certe famiglie. Quindi ho cercato di preservare queste caratteristiche usando Samwise e Hamfast, modernizzazioni, non traduzioni, modernizzazioni delle parole dell'antico inglese Sambis e Hamfast, che corrispondevano abbastanza strettamente a questo significato. Quindi lui lo dice addirittura che questo Samwise e Hamfast non sono traduzioni, sono standardizzazioni, sono adattamenti semplicemente di scrittura, di come sono scritti. Un'operazione del genere su Samplition non la potevi fare, perché lui ti dice sono caduti in utilizzo, si è anche un po' perso il significato, a dire la verità. Esatto. Questo aspetto linguistico lo perdi. L'appendice F, tra l'altro, una delle poche cose che aveva l'aliata erano le appendici. Era una delle poche cose. Lei aveva il libro e le appendici del Signore degli Anelli, non aveva altro. Silmarillion non esisteva. Aveva anche la nomenclatura. Sì, aveva anche la nomenclatura, però nella nomenclatura Samwise non compare, compare nell'appendice F. Ma per questo dico che piuttosto che darti un significato che certamente non è sbagliato, però appunto è troppo immediato, tra virgolette, rispetto all'originale, perché tu Samplicio, tu ci arrivi, però non devi manco conoscere il latino, no. Cioè c'è proprio che ti dà la mente. È trasparente. Quindi non era, secondo me, necessario fare questa cosa, proprio a maggior ragione del fatto che comunque il significato, bene o male, lo scopri nell'appendice. E tra l'altro mi ricordo che Tolkien in una sua lettera spiega il significato di Samwise al figlio. E va bene che c'aveva solo 20 anni, era suo figlio, studiava. Se glielo spiega al figlio, vuol dire che tanto immediato non è. Non poteva essere. Per quanto riguarda Forestali, secondo me è stata proprio una scelta inefficace, perché vuol dire proprio che tu non tieni conto di quello che è il contesto italiano. Cioè, la cosa anche strana è che le persone si sperticano in queste analisi del termine parlando soltanto di quella che è la cultura, la lingua di partenza. Ma ti dirò, fanno anche delle ho visto fare dei raffronti con le traduzioni del francese. Ma tesori miei, in Francia probabilmente un ente come i nostri carabinieri forestali o non ha quel nome o si chiama in una maniera diversa o non esiste un ente in quella maniera, comunque non è detto che abbia lo stesso campo semantico. Quindi è abbastanza inutile fare un raffronto con un'altra lingua. Parliamo del campo semantico, della frequenza di utilizzo della nostra lingua di arrivo, di quella bisogna parlare. Si parla magari dell'originale, del fatto che ranger può significare tante cose, che forestale è uno dei significati, ok, ma il lettore italiano quando legge forestale in media cosa pensa? Quello a cui pensa il lettore italiano medio? I meme. Guardate i meme e lo capite. Il problema in tutta questa storia, una cosa gli concedo, si sono create le tifoserie da tutti e due lati. Il problema di queste tifoserie è che si sono concentrate spesso e volentieri su delle cose evidenti in maniera proprio macroscopica, ma che in realtà non sono le cose fondamentali. Delle cose fondamentali abbiamo parlato l'altra volta quando ci siamo incontrate, cioè il fatto della scorrevolezza, della lingua, dei registri. Quelle sono le cose che veramente danno fastidio. Perché se voi mi prendeste la versione di Fatica e ci mettessimo tutta la nomenclatura dell'aliata, sarebbe comunque un libro illeggibile, sarebbe comunque un libro difficoltoso da leggere. Quando dico che la nomenclatura è grave perché mi stai facendo due pesi e due misure, mi stai usando un doppio standard, è assolutamente grave, mi stai ignorando la volontà dell'autore, oppure me la consideri quando hai voglia e non me la consideri quando non hai voglia, è legittimo, ma è una punta dell'iceberg, non è la cosa grave di questo adattamento. Giusto un'altra cosa sulla nomenclatura che mi è venuta in mente è che non si rintraccia una coerenza di fondo. No. Mi spiego. Quando tu hai ripercorso la storia editoriale del Signore degli Anelli, in Italia è giustamente spiegato che all'inizio Aliata aveva cercato di tradurre, diciamo, tutto. Aliata aveva, penso, tradotto tutto, aveva seguito la nomenclatura con risultati più o meno felici, con risultati eccelsi, ma è per questo che dovrebbe entrare un editore. Poi è entrato Quirino Principe, alcuni nomi sono tornati in inglese, alcuni sono stati modificati in maniera diversa. Sono scelte che poi uno può anche fare. Non sono del tutto d'accordo con questa scelta di Quirino Principe, però da un punto di vista storico, poi di lettura del testo, non ha fatto nessunissima differenza. Diciamo che in una nuova edizione avrei voluto vedere
sacconi e non Baggins. Ma più che altro il discorso che faccio io, per esempio, per quanto riguarda me, magari è una mia percezione sbagliata, però io la vedo così. Lei all'epoca, la prima traduttrice, ha italianizzato, insomma, ha tradotto bene o male tutto il traduttore. Sì. Anche le indicazioni della nomenclatura richiedono la traduzione di quelli che sono i termini in inglese moderno. Sì. Mentre ovviamente non vanno toccate le lingue elfiche. No, l'elfico non va, non va toccato, chiaramente. Quindi lei che cosa fa? Generalmente traduce tutto appunto il traducibile. Non è tradotto, è adattato, come appunto Tuk che diventa QC invece che TOOK. Poi arriva appunto Quirino Principe che effettivamente fa queste modifiche. Ora, appunto, si può essere d'accordo o meno con le modifiche che ha fatto lui, però in linea generale, anche se uno va a leggersi l'intervista che poi lui rilasciò una ventina d'anni fa in cui parlò di questa vicenda editoriale del Signore degli Anelli in Italia, in qualche modo capisci secondo quale logica si è mosso. Sì. Ovvero lui ha preso i personaggi, quattro Hobbit più importanti, e il suo intervento di riportare alla forma originale si è concentrato su di loro. Esatto. L'unico che non ha toccato è stato Pipino, evidentemente perché comunque Tuk, anche se scritto T-U-C, non somiglia ad un cognome italiano, no. Quindi l'ha lasciato così come l'aveva, esatto, già adattato foneticamente agli altri, perché lui evidentemente voleva che questi quattro, che sono i personaggi più importanti, riportando all'inglese, voleva mantenere l'inglesità di questi protagonisti. Esatto. Quindi sì, può non essere d'accordo, ma si capisce il principio. Non era quello che voleva fare Tolkien, ma l'intenzione di Quirino Principe era mantenere un'eccezionalità di questi personaggi, far capire sin dall'inizio che questi non erano Hobbit come gli altri. Non è quello che voleva l'autore, però è una cosa fatta con un obiettivo, aveva una logica. C'era una logica, magari era una logica un po' traballante, nel senso che comunque poi anche per esempio il cognome Boffin, che è rimasto uguale all'originale, che Aliata mi pare che l'aveva adattato, lui invece l'ha riportato Boffin, non si sa perché. Sì. In generale tu individui una linea di pensiero, potremmo dire un obiettivo. Nella traduzione di Fatica io non trovo questa coerenza, perché Frodo Baggins gli ha chiesto la Bompiani di non cambiarlo. Va bene, lasciamo perdere Frodo, ma allora perché tu mi traduci il nome di Sam e non mi traduci il cognome, non mi adatti il cognome, perché il cognome di Sam andava in casa adattato. Gengi andava eventualmente, cioè è scritto una nomenclatura che andava adattato. Fatica cosa fa? Traduce il nome di Sam, non sì, adatta il cognome. Non traduce o non adatta neanche il nome del padre di Sam, quindi noi ci troviamo Anfast. È un figlio di nome Samplicio. Poi arriviamo a Merry, che è Brandaino. Criterio, lui ha tradotto il cognome di Merry, non ha adattato quello di Sam, non ha adattato quello di Pipino. Poi anche Pipino, si chiama Peregrino, quindi nome tradotto, perché in originale non è Peregrino, ma Peregrin, e diventa poi il diminutivo, invece viene lasciato in inglese, perché Pipino è un termine sconcio, non mi pare una risposta sinceramente. Ripeto, Pipino sarà un termine sconcio, ma allora non mi dire che Boromir palpeggia il corno, peggio ancora. Non si trova la coerenza, o almeno io non l'ho trovata, e quel che è peggio è che finora io, per carità, non ho avuto occasione di assistere ai suoi interventi. Però per quello che ho visto finora anche di ricostruzione, ricordo questa ricostruzione del suo intervento a Parma, che era stata fatta da un sito, un blog, che poi la stessa AIST, la stessa associazione di studi tolkieniani, se non mi sbaglio, ha linkato sulla sua pagina Facebook. Credo che sia quella dei cercatori di Atlantide. Se l'AIST ti mette link a quell'articolo, vuol dire lo considera accurato. Ora, è chiaro che non era un resoconto completo, questo si capiva, lo diceva anche l'autrice del blog, però io vado là a leggere e leggo che una delle risposte che è stata data dal traduttore quando gli è stato interpellato sul conto dei nomi è: non è completamente coerente nemmeno. No, no, questo è un leitmotiv che con Fatica torna spesso. Lui attribuisce alcune sue scelte di incoerenza all'incoerenza dell'autore. A parte che ci sta che in uno scritto che comunque viene composto nell'arco di quasi 20 anni ci siano delle incoerenze interne. Detto questo, con quanto era pignolo, pitichino, puntiglioso, pedante Tolkien,
ma stiamo scherzando? Ma poi non è vero che ha queste incoerenze interne, è lui che percepisce queste incoerenze e siccome lui le percepisce nel testo originale, vuole che le percepisca anche il lettore, ma non tutti i lettori percepiscono le incoerenze in questo libro, perché io non le percepisco leggendo. La maggior parte delle persone che leggono la versione in inglese, queste incoerenze di cui lui parla passano un po' sopra la testa, perché tra l'altro Tolkien parte da un presupposto, cioè lui dice: ho trovato questo libro rosso e l'ho tradotto dall'Ovestone, che è un escamotage che, se vogliamo, ha usato anche il Manzoni, dicendo che I Promessi Sposi aveva trovato questo libro di autore anonimo, che era il modo in cui giustificava il fatto di averlo scritto in fiorentino invece che in dialetto lombardo. Per esempio, no? L'escamotage in Tolkien era fatto apposta perché così, se gli usciva qualcosa, tipo a un certo punto fa un paragone con un treno, se gli usciva qualcosa del genere, sarebbe passato completamente inosservato, fondamentalmente, dal lettore degli anni 50, 60, 70, poi fino ad oggi. Queste cose vengono fuori solo quando stai facendo una lettura a livello proprio di stratificazione linguistica, tralasciando completamente la storia. Ma se stai traducendo un romanzo, non mi puoi dimenticare la storia. Se ti dimentichi la storia, ti dimentichi il lettore, ti dimentichi lo scopo per cui questa storia è stata scritta. Quindi automaticamente stai tradendo la storia, stai tradendo il testo che stai traducendo. Più che se fai delle modifiche alla versione definitiva per cui c'è un leggero scollamento di significato, che è assolutamente normale. Non pensate che non ci sia scollamento di significato tra questa versione e l'originale, perché c'è anche in questa. Cioè in tutte le versioni un leggero scollamento di significato è fisiologico nell'atto di tradurre. Ma poi, anche se avesse trovato delle incoerenze, mantienile, sono del testo, le devi mantenere, ma non le hai mantenute dove andavano mantenute. Cioè lui ha aggiunto delle incoerenze dove non c'erano e ha voluto pretendere di eliminarle dove c'erano e che magari facevano parte integrante del testo, di questo escamotage. Ripeto, ci sono dei momenti in cui quello che lui spiega mi risulta in realtà tutta una serie di giustificazioni a posteriori e non un ragionamento ad anteriori. Anch'io ho avuto questa sensazione, soprattutto leggendo questo resoconto di Parma, anche perché appunto in quel caso, perché questa incoerenza? Perché i nomi hanno etimologie diverse, allora hanno etimologie diverse e questo basta dire che c'è incoerenza. Mi pare una cosa veramente arrampicata sugli specchi, cioè adesso solo perché il nome di Merry ha etimologia gallese, mentre invece il nome di Frodo ha etimologia germanica, allora significa che l'autore non è coerente sui nomi. È una storia fantastica! Cioè, è una storia creata da zero, poteva prendere ispirazione da quello che gli pareva. Cosa che dice nell'appendice F che Sam non è un nome che ha legami con l'ebraico, basta, è l'unica cosa che dice. Ma è chiaro che Tolkien ci ha buttato dentro quello che conosceva, lui conosceva la filologia, però non vuol dire assolutamente che ci sia un'incoerenza perché ha scelto delle lingue diverse, perché non sta scrivendo una storia ambientata nella nostra realtà. Ma al di là di questo, quanti nomi anche italiani hanno etimologie diverse? Detta proprio francamente, ti faccio due esempi in famiglia, nella mia famiglia. Mio papà si chiama Gabriele. Gabriele è di origine ebraica. Costanza non è di origine ebraica. Eppure sono nomi che usiamo in Italia. Questo fatto che l'incoerenza fosse in qualche modo riconducibile alla diversa etimologia è più che altro una conclusione che è emersa dall'articolo, quindi è la persona che l'ha scritto, forse che la pensa così, non lo so. A me pare una scemenza, perché comunque il fatto che i nomi abbiano radici diverse non significa che ci sia incoerenza nella storia, e poi soprattutto i nomi sono la cosa che per Tolkien veniva prima di tutto, cioè lui inventava prima i nomi e poi la storia. Diamola più precisa, Tolkien prima creava la lingua e poi creava la storia, lui ha creato... da tutta la storia del Signore degli Anelli, dell'Hobbit, tutta la mitologia del Silmarillion, perché voleva dare una casa al Quenya, al Sindarin, all'Elfico, eccetera. Ed è una cosa che da linguista mi ha sempre affascinato in una maniera esagerata. Per dare una ragione al Quenya, lui gli ha creato tutto un leggendarium, quello che adesso chiamiamo il Legendarium. Ma per questo dico, cioè mi sembra ridicolo che uno scrittore, un artista, che per cui il nome, la parola era fondamentale, lo accusate di incoerenza sui nomi. Forse l'ha fatto apposta, farsi venire il dubbio che non sia un'incoerenza, ma che l'abbia fatta apposta e che quindi magari...
Ma infatti è per quello che poi lui fa la nomenclatura, e alcuni nomi te li fa tradurre, alcuni nomi te li fa adattare, alcuni nomi te li fa lasciare in pace. Quando si parla di incoerenza a livello narrativo, si parla di cose, di logica nella costruzione del mondo, per cui impediscono una cosa che magari accade più avanti. In quel caso si parla di incoerenza narrativa, ma nei nomi non si parla mai di incoerenza narrativa, perché a meno che tu non dia una spiegazione in storia, dentro la storia, per quei nomi, e Tolkien non la dà, allora non c'è nessuna ragione per cui quel nome debba essere incoerente rispetto ad un altro, e perché tu in traduzione me lo debba toccare. Le critiche che io faccio al testo di Fatica non dipendono dalla mia preferenza di quello dell'Aliata, dipendono dal rapporto con l'originale. Ma infatti neanche nel mio caso. Però voglio dire, ho fatto sì, diciamo, fare la lettura con gli arcaismi, regionalismi, tecnicismi, quelle situazioni in cui i personaggi ti sembra che appunto parlano in maniera strana, perché in realtà questa cosa dei registri è rispettata e non è rispettata, cioè sono poi un insieme di cose che si accavallano e che quindi ti lasciano un'esperienza di lettura che più che essere piacevole è fastidiosa. Sì, cioè io la sensazione che ho provato più volte durante la lettura è il fastidio. Non puoi leggere un libro e immergerti nella tua storia se provi fastidio. Cioè, puoi provare fastidio ad un personaggio perché è stato costruito per darti fastidio, ma se provi fastidio per la narrazione, per come è raccontato, c'è qualcosa che non cosa. Quello che succede quando uno fa un testo, arriva, fa dei proclami all'inizio, perché non solo la Bompiani ha fatto dei proclami all'inizio, ma quelli che lo assistono e Fatica stesso. Chiaro che poi lo scrutinio sarà più severo, specie su un testo del genere. Ed è chiaro che a fronte di errori madornali, poi vengono sottolineati anche tutte le sfumature, perché è normale. Tra l'altro, lì la sfiga dei Bompiani giunti di Fatica è stata uscire nel 2019. È stato l'annus horribilis per la traduzione. E quando è uscito La poesia dell'anello, boom! Sì, non solo gente come me, che io bene o male la traduttrice lo faccio di lavoro, è chiaro che la mia attenzione è focalizzata, ma quando mi sono trovata questo che è un traduttore, insegnante di traduzione, che ha vinto premi di traduzione, mi ha tirato fuori questo, ho detto: ma che cavolo! E anche la domanda è: cosa hai insegnato ai tuoi studenti? Sono preoccupata a questo punto. Se io fossi uscita con dei pezzi tradotti come qui, le mie insegnanti di traduzione all'università mi avrebbero bocciato. Ma proprio filata sarei stata bocciata, eh. Se la sono andata a cercare perché sono usciti con questo testo a Lucca Comics. Sono usciti con questo testo dopo tutto il Bailamme di Cannazzi ed Evangelion. Sono usciti con il pezzo più conosciuto, cioè La poesia dell'anello. Io La poesia dell'anello te la so ridire, ora, a parte quando ho i glitch mnemonici, ma la so recitare in inglese e in italiano a memoria. A questo punto la mia domanda non è per il team editor, è per il team marketing. Voglio la roba di cui vi siete fatti perché deve essere buona. Nel senso, team marketing, ma hai guardato quello che stava succedendo su Facebook, che stava succedendo sui social, che stava succedendo nel pubblico? O no, l'avete fatta... Allora, per carità, Wild diceva che se ne parli bene o male, basta che se ne parli. Però, nel senso, a lungo andare, non so quanto questo faccia il pro di questa versione, ecco. Che rimarrà probabilmente una versione di nicchia. Legittimo, mi dispiace solo che sia l'unica versione disponibile in Italia. Ma secondo me, guarda, avrebbero dovuto rendere pubblico un'altra anteprima, non la poesia. Per esempio, la poesia di Aragorn non è così male. No, non è così male, è un po' meglio, sì, concordo che è un po' meglio. La mia impressione è che sembra che ci siano due mani diverse sulle poesie. Ho avuto proprio questa netta sensazione, che può darsi che sia un raro caso di editor che si fa sentire, non lo so. Le poesie sono difficoltose anche nell'Aliata, però diciamoci la verità. L'Aliata ha avuto 8 mesi per tradurre 2 libri con una macchina da scrivere, non poteva ricorreggere, traduceva in delle condizioni in cui mi sarei sparata probabilmente. Stava preparandosi per passare il baccalaureato, cioè anche solamente computer versus macchina da scrivere è una comparazione impari. In effetti anche l'atteggiamento generale è un po' strano, nel senso che comunque prima questa vecchia traduzione sì, ok, ha subito dei rimaneggiamenti, prima c'è stato Principe, poi ci sono state altre modifiche nel 2003 per l'uscita sì, la opera di ST, sì, la opera della società italiana, però hanno modifiche
che hanno tolto un po' di typos, un po' di battitura che erano rimasti, non cose fondamentalissime, qualche piccola modifica c'è stata, ma niente di grosso, ecco. Insomma, è stata lasciata per tanti anni bene o male quella traduzione lì, poi all'improvviso si svegliano la mattina che vogliono una nuova traduzione. Ah, no, ma traduzione... non lo sapete perché? Non lo sapete perché? Più o meno, so che ci sono beghe che poi non voglio neanche entrare, beghe legali, ideologiche. Sono scaduti i diritti della traduzione dell'Aliata nel 2016 e se quello che l'Aliata ha detto, perché io qui ci metto un sé grosso come una casa perché Bompiani non ha divulgato niente, la proposta economica che hanno fatto l'Aliata per revisione della traduzione e diritti per 10 anni è quella che ha detto l'Aliata, l'Aliata ha fatto bene a sparargli la porta in faccia, perché è meno di quello che io prendo per fare la revisione per un file stupido. Se quella è la proposta, è fatta per essere rifiutata. Se per la pubblicata traduceva in quelle condizioni, era normale che ci fossero degli errori, dei refusi, delle cose. Perché nessuno ha pensato in tutti questi 50 anni a riprendere in mano il libro, a fargli fare una revisione, magari contattando l'Aliata stessa, che comunque... Che lo doveva fare già da prima, che era interessata. Perché questo lavoro costa. E a Bompiani non interessava. Quando Bompiani è stata comprata da Giunti c'è stato un cambio al comando e lì si gioca il perché di questa scelta, ma diventa una questione che secondo me esula dall'argomento traduzione, dall'argomento letteratura, si va a finire in discorsi che secondo me con la letteratura di evasione, con la letteratura, con i romanzi non dovrebbero avere niente a che fare. Fatto sta che si crea una cosa stridente, capito? Da una parte abbiamo la traduzione storica improvvisamente ritirata dal mercato, che poi ripeto, comunque a livello di nomi sappiamo quanto sia diventato nell'immaginario, potevano già da prima, già negli anni 90, già negli anni 2000, potevano chiedere a lei di rimettere. Negli anni 90 non c'era questo interesse economico, perché le vendite del Signore degli Anelli erano relegate a questa nicchia di lettori nerd, fantasy, geek. Quello che è successo è che poi esce la Compagnia dell'Anello, lì sono rientrati in gioco dei termini economici pesanti. Io stessa ho comprato il libro dopo aver visto il primo film. Io non avevo modo di avere nessuno che mi proponesse quel libro. Il primo fantasy che io ho letto non è stato Il Signore degli Anelli, è stato Le Cronache di Ambra di Roger Zelazny, che è un tipo di fantasy completamente diverso. Però potevano farlo allora, io la butto sempre sul teorico. Quando è uscito il film, infatti è uscita la versione riveduta e corretta dell'STI del 2003, che aveva comunque delle criticità, tipo nella mia versione di Alan Lee manca un paragrafo. Ora a me importa relativamente che la versione di Alan Lee ce l'ho per la versione delle illustrazioni, perché ho un'altra versione che è completa, però ci sono delle leggere differenze. Ah, un'altra cosa che va detta velocissimamente: non è detto che la versione dell'Aliata sia stata tradotta, anzi quasi sicuramente no, sullo stesso testo che ha tradotto Fatica, perché il copyright iniziale del Signore degli Anelli della versione italiana è del 67, ma lo stesso anno usciva un'altra edizione in inglese che non è detto che avesse quella, probabilmente lei ne aveva una precedente. Quindi anche fare raffronti su originale e traduzione Aliata non è precisissimo, perché non è l'originale da cui lei ha tradotto. È vero, perché nel Signore degli Anelli c'è la seconda edizione degli anni 60. 67. Ed è lo stesso anno in cui è uscita la prima traduzione. È coerente pensare che la prima traduzione non sia su questa versione uscita nel 67, ma su quella precedente. Perché secondo me non ci sono le tempistiche per fare sta cosa. Comunque è chiaro, secondo me, che si crea questa situazione un po' straniante. Ti dirò, secondo me tante persone vengono un po' scoraggiate dal leggerlo adesso. Da non solo dalla sua forma attuale, ma anche da tutta la diatriba che c'è, che non è gradevole entrarci. Un po' anche i lettori storici un pochino l'ha amareggiata. Cioè io l'altro giorno rivedevo, guardavo un video su YouTube di un'altra cosa e c'era un pezzettino di Azione degli Anelli, e mi sono resa conto in realtà di quanto mi manca la dimensione prettamente, diciamo, ludica, prettamente di intrattenimento di quest'opera. Quanto tempo, ho passato un anno ad analizzarla da tutti i punti di vista e vorrei darmi una pausa. È per questo che dico, io adesso comincio a chiudere questa situazione, queste cose, però io poi vorrei un attimo dargli una chiosa, almeno per me. Io ho bisogno di riprendere fiato, ho bisogno di rilassarmi, ho bisogno di riprendere il mio amore per quest'opera, come mi sono innamorata a 17 anni. Era un libro che mi ha lasciato un segno
fortissimo per quello che riguarda la capacità di creare, la capacità, l'immedesimazione, i valori. Io non sono cattolica, ragazzi, io sono atea, ero atea già a 17 anni, va bene? Mi ero già staccata dalla religione cattolica in cui siamo meno male tutti cresciuti per questioni culturali, ma io mi ero già staccata. Però ci sono dei valori nel Signore degli Anelli che sono degli archetipi, sono archetipali, che sono condivisibili da tutti, e vorrei ritrovare questa dimensione. So che ora non lo posso fare perché ne ho piene le tasche. Ok, con questo è tutto. Abbiamo parlato tantissimo della traduzione. Spero che per te, Mellon, sia arrivato un messaggio importante, che tu abbia preso le tue idee con quello che ti abbiamo dato, e quindi deciderai tu come approcciare la nuova traduzione. Esatto. Ringraziamo Costanza e Nenia per la compagnia. Ciao. Grazie a te per averci ospitato e a presto. Grazie, grazie, grazie Costanza, grazie Ste, sempre meravigliosa padrona di casa. Ciao Mellon, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video.